Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Qualidoftafide Farmaceutici S.p.A. Ultimo aggiornamento. 20 gennaio 2022. Cos'è Qualidofta? Confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere Qualidofta durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci esteri cos'è Qualidofta? Qualidofta è un farmaco a base del principio attivo primonidina tartrato, appartenente alla categoria degli antiglaucoma e nello specifico simpaticomimetici per la terapia del glaucoma. È commercializzato in Italia dall'azienda Fide Farmaceutici S.p.A. Qualidofta può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Qualidofta 2 mg/ml Collirio, soluzione 60 contenitori monodose informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Fide Farmaceutici S.p.A. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe. A principio attivo. Brimonidina tartrato gruppo terapeutico. Antiglaucoma forma farmaceutica. Collirio indicazioni riduzione della pressione intraoculare, PIO, elevata in pazienti con glaucoma ad angolo aperto o ipertensione oculare. Come monoterapia in pazienti per i quali è controindicata una terapia topica con beta bloccanti. Come terapia aggiuntiva ad altri farmaci che abbassano la pressione intraoculare quando l'obiettivo PIO non è raggiunto con un singolo principio attivo, vedere paragrafo 5, 1, posologia adulti la dose raccomandata è di una goccia nell'occhio, i, colpito, i, due volte al giorno, a distanza di circa 12 ore. Nei pazienti anziani non è necessario alcun aggiustamento del dosaggio. Come per altri colliri, al fine di ridurre un possibile assorbimento sistemico, si raccomanda di comprimere il sacco lacrimale a livello del canthus mediale, occlusione puntale, per un minuto. Questo deve essere eseguito immediatamente dopo l'instillazione di ogni goccia. In caso di utilizzo di più di un farmaco oftalmico, i diversi farmaci devono essere instillati a distanza di 5-15 minuti l'uno dall'altro. Uso in caso di compromissione epatica e renale non sono stati condotti studi con Qualidofta in pazienti con compromissione epatica o renale, vedere paragrafo 4, 4. Uso di lenti a contatto Le lenti a contatto morbide prevengono la maggior parte dell'assorbimento di brimonidina con collirio oftalmico. Tale tipo di lenti deve pertanto essere rimosso prima dell'applicazione del collirio e deve intercorrere un intervallo minimo di 5 minuti prima del riposizionamento delle lenti. Popolazione pediatrica La sicurezza e l'efficacia di Qualidofta non sono state stabilite nella popolazione pediatrica. Non sono stati effettuati studi clinici negli adolescenti, dai 12 ai 17 anni di età. Qualidofta non è raccomandato nei bambini al di sotto dei 17 anni di età ed è controindicato nei neonati e nei bambini al di sotto dei 2 anni di età, vedere paragrafi 4, 3, 4, 4, 4, 8, 4, 9 e 5, 1. È noto che nei neonati possono verificarsi gravi reazioni avverse. Controindicazioni ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Neonati e bambini, vedere paragrafi 4, 2, 4, 8 e 4, 9. Pazienti sottoposti a terapia con inibitori delle monoaminoossidasi, MAO, e pazienti trattati con antidepressivi che agiscono sulla trasmissione noradrenergica, esempio antidepressivi triciclici e mianserina, vedere paragrafo 4, 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego si raccomanda prudenza nel trattamento dei pazienti affetti da malattie cardiovascolari gravi o instabili e non controllate. Durante gli studi clinici, alcuni pazienti, 12,7%, hanno mostrato una reazione oculare di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione Qualidofta è controindicato nei pazienti sottoposti a terapia con inibitori delle monoaminoossidasi, MAO, e nei pazienti trattati con antidepressivi che agiscono sulla trasmissione noradrenergica, esempio antidepressivi triciclici e mianserina, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Assumere Qualidofta durante la gravidanza e l'allattamento Posso prendere Qualidofta durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza Non è stata stabilita la sicurezza dell'uso del prodotto nelle donne in gravidanza. Negli studi condotti sugli animali, la brimonidina tartrato non ha causato effetti teratogeni.
Nei conigli, là, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari quali Dofta può provocare affaticamento e barra o sonnolenza che possono influire sulla capacità di guidare o sull'uso di macchinari. Quali Dofta può causare appannamento e barra o disturbi della vista che possono influire sulla capacità di guidare o di usare macchinari, specie di notte o in condizioni di ridotta illuminazione. Il paziente deve attendere fino a quando questi sintomi siano passati prima di mettersi alla guida o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse più comunemente riportate sono secchezza orale, iperemia oculare e bruciore barra dolore acuto, tutte osservate nel 22-25% dei pazienti. Questi effetti sono di solito transitori e non comunemente di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sovradosaggio oftalmico, adulti. Nei casi ricevuti, gli eventi riportati sono stati quelli generalmente elencati nella lista delle reazioni avverse. Sovradosaggio sistemico causato da ingestione accidentale, adulti. Ci sono poche informazioni riguardanti l'ingestione accidentale di brimonidina negli adulti. L'unico evento avverso ad oggi riportato è stata ipotensione. È stato riportato che l'episodio ipotensivo era seguito da un rebound ipertensivo. Il trattamento del sovradosaggio orale include una terapia di supporto e sintomatica. Le vie respiratorie del paziente devono essere mantenute libere. È stato riportato sovradosaggio orale con altri alfa, 2, agonisti che ha provocato sintomi come ipotensione, astenia, vomito, letargia, sedazione, bradicardia, aritmia, miosi, apnea, ipotonia, ipotermia, depressione respiratoria e convulsioni. Popolazione pediatrica. Segnalazioni di gravi eventi avversi sono stati riportate in seguito a ingestione involontaria di brimonidina da parte di soggetti pediatrici. I soggetti hanno manifestato sintomi di depressioni dell'SNC, tipicamente coma temporaneo o basso livello di coscienza, letargia, sonnolenza, ipotonia, bradicardia, ipotermia, pallore, depressione respiratoria ed apnea, che hanno richiesto, quando indicato, un ricovero in terapia intensiva con intubazione. Per tutti i soggetti è stato riportato un recupero completo entro 6-24 ore. Sintomi di sovradosaggio di brimonidina, come perdita di coscienza, letargia, sonnolenza, ipotensione, ipotonia, bradicardia, ipotermia, cianosi, pallore, depressione respiratoria ed apnea, sono stati riportati in neonati e bambini ai quali veniva somministrata brimonidina nell'ambito del trattamento medico del glaucoma congenito, vedere paragrafi 4, 3, 4, 4 e 5, 1. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Simpaticomimetici per la terapia del glaucoma, codice ATCS01 e A05. La brimonidina è un agonista dei recettori alfa, 2 adrenergici, mille volte più selettivo nei confronti degli alfa, 2 adrenorecettori rispetto, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento dopo somministrazione oculare di una soluzione di brimonidina allo 0,2% per 2 volte al giorno per 10 giorni, le concentrazioni plasmatiche sono risultate basse, Cmax media di 0,06 ng/mL. Dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety farmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità riproduttiva. Non è stata riscontrata, elenco degli eccipienti alcol polivinilico sodio cloruro sodio citrato acido citrico monoidrato acqua depurata acido cloridrico, per aggiustare il pH, o sodio idrossido, per aggiustare il pH, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.